Entriamo ora nella seconda sala espositiva che è dedicata ad una rassegna storica sul libro animato in Italia tra 8 e 900 fino alla metà, alla seconda metà del Novecento. Tutto il percorso è anche un'opportunità per cominciare a mostrare i vari tipi di animazione che si sono avvicendati nella produzione di questi libri e anche ha l'obiettivo questa sala di mostrare quali sono state molto strette le relazioni tra la storia italiana e quella europea. Infatti per molto tempo, in particolare per tutto l'Ottocento, salvo rarissime eccezioni, tutti i libri animati che comparivano in Italia erano di derivazione straniera, tedesca, inglese, francese, e quindi c'era una produzione italiana, arriva un pochino più tardi. La prima vetrina è dedicata a presentare i primi editori italiani che si sono occupati di questo genere, a cominciare da Paravia di Torino, Treves di Milano. Ecco, questo che vedete in alto, teatrino in versi, Gioppino, no? È sicuramente il primo libro fabbricato completamente in Italia con sistemi di leve analoghi a quelli che abbiamo visto prima di Meggendorfer. È stato fatto da Treves e quindi è sicuramente di produzione nostrana. Mentre invece nella parte centrale ci sono varie produzioni di Vallardi, anche lui di Milano, anche lui è stato un editore che ha importato prevalentemente libri dalla Francia, ma anche dalla Germania. Ne vediamo qualche esempio. E poi un altro editore torinese che aveva comunque una vocazione internazionale e importava libri dall'estero, Rosenberg e Sellier di Torino, che ritroveremo poi anche più avanti nel corso della mostra. Continuando sempre questa rassegna editoriale italiana, questa vetrina è dedicata completamente a Oepli di Milano, che è stato sicuramente il più importante sia qualitativamente sia quantitativamente, diciamo, importatore e distributore di libri animati in Italia. Nei cataloghi Oepli si capisce dalla fine dell'Ottocento e primi anni del Novecento che quasi tutti gli anni, in occasione delle feste natalizie in particolare, accanto ai libri illustrati per bambini venivano anche presentati questi straordinari libri mobili. Questi rappresentano sia edizioni di Meggendorfer, il cui nome non viene mai indicato, cioè quindi non venivano indicate le provenienze, ma queste tavole che vedete, per esempio, sono di Meggendorfer, ridete con me. Sotto c'è invece l'esemplare francese, dicevo prima, di questa circolazione europea. Al centro invece c'è un esempio di Volvella, ecco, è la prima che vediamo in questa rassegna per bambini, una Volvella in movimento, no? Quindi che mette in funzione e permette di creare figure diverse che si incastrano una nell'altra, quindi è una ruota, sono delle dissolvenze come tipo di meccanismo a rotazione. Ancora Meggendorfer con una scena tipica di bambino punito, visto come museo della scuola abbiamo dato per quanto possibile spazio anche a rappresentare come veniva vista, insomma, in modo giocoso la scuola attraverso questi libri. La rassegna continua sempre con la produzione italiana, in questo caso sono quasi tutti i libri invece di produzione italiana, salvo quello centrale che comunque deriva, anche se stampato da Mondadori, comunque deriva dalle edizioni Disney. È un esempio tipico proprio invece di pop-up vero e proprio, tridimensionale. Sono libri fatti in Italia da Bemporad, da editori diversi, quindi comunque comincia a manifestarsi in Italia questo tipo di produzione di manufatti. Prosegue poi la rassegna storica
con qualche curiosità, come questo libro di Pippo Cristina, è un libro gioco, no? Per la costruzione delle bambole, che ricorda un po' quello che abbiamo visto prima su Fannino, cioè quindi però anche qui non è solo un gioco perché c'è anche una storia da raccontare. E poi interessante, tra la fine degli anni 40 e il 50, il fatto che l'editore, Istituto Geografico dei Costini di Novara, produceva libri non solo per, animati non solo per l'Italia, ma anche per l'estero, per la Francia, per l'America. Quindi aveva una tecnologia, tale per cui evidentemente, venivano richiesti questi libri. Sotto, per esempio, c'è un'edizione di Babar, francese, che però è stampata in Italia da D'Agostini. C'è un libro di carattere religioso col presepio, poi vicino, invece, proprio per contrasto, siamo arrivati negli anni 40, all'inizio degli anni 40, quindi in epoca bellica, e troviamo due libri scenici animati di, appunto, che sono fatti a Roma dalla casa editrice Mediterranea, escono nel 40 e nel 41 e sono contemporaneamente editi anche in Germania, proprio appunto perché era il momento in cui la propaganda anche sottolineava questo legame tra l'Italia e la Germania attraverso la guerra, come possiamo vedere da queste immagini molto, molto crude, insomma. Naturalmente nella rassegna dedicata all'Italia, arrivando agli anni 40, la vetrina centrale è dedicata tutta una parte alle opere di molto note, straordinarie, di Bruno Munari, per cui ne troviamo sia in edizioni italiane, sono del 45, sia in traduzioni in inglese, ce ne sono in francese, cioè quindi testimoniano ancora questo successo immediato che ebbero questi libri anche all'estero. E poi in particolare nella prima parte della vetrina si fa notare un collegamento tra i libri animati e i giochi che lo stesso Munari produceva qualche anno dopo con Danese, per esempio i Tre Uccellini. Ultimo, in ordine di tempo, è il famosissimo e divenuto oggi molto raro, il bellissimo, la raccolta di prelibri del 1980 di Danese, in cui appunto l'approccio è alla tattilità, cioè al libro con materiali diversi. Direi che dietro c'è anche un'eredità montessoriana, insomma, proprio sull'accostamento al libro inteso come materiale. E naturalmente si sprigiona sempre in tutte queste opere la straordinaria creatività, sia di progettazione, sia grafica, sia di realizzazione, di Bruno Munari. L'ultima vetrina, presenta qualche libro, ancora prodotto in Italia negli anni 40, il periodo proprio a cavallo tra la fine della guerra e il dopoguerra. Alcuni sono libri che presentano all'interno delle tavole da ritagliare, attraverso cui poi costruire delle figure tridimensionali, teatrini, giostre, come il libro dei giocattoli, realizzato dai Dina Altara, sempre per Oepli. E poi questo episodio molto interessante, sempre di Mondadori, in questo caso, dei libri animati disegnati da Zio Rolli. Ecco, chi era Zio Rolli? Zio Rolli, in cui abbiamo poi trovato un po' effettivamente chi era, questo pseudonimo, si chiamava Rolf Gero Schneider, era un grafico molto famoso tedesco che insieme alla moglie, per motivi di persecuzione, vengono in Italia appunto negli anni della guerra e per qualche anno collaborano con Mondadori. In particolare, Zio Rolli, nel secondo dei libri animati, 27 marionette, che si chiama appunto 27 marionette, all'interno, disegnando le varie marionette da realizzare, ne disegna una che è appunto questa che possiamo vedere qui, ha l'inconfondibile tratti appunto di Hitler, ecco, che viene comunque
viene definito il maligno. Ecco, dice: non occorrono spiegazioni, ecco il maligno in persona. Compare in scena ogni qualvolta succedono fatti brutti e malvagi. Pulcinella, però, lo vince sempre. Di solito riceve botte tremende e alla fine scompare nel trabocchetto. Ecco, penso che fosse anche un messaggio di speranza che voleva passare attraverso questa ultima frase. Quello che vedete in alto è anche questo, è un libro molto bello, molto poco conosciuto, Quattro storie in cellophane, in cui praticamente le tavole interne sono costituite da dei fogli di cellophane disegnati che possono essere sovrapposti dando origine a figure diverse, cioè per esempio un'automobile scomposta nelle sue parti, quindi praticamente è un po' il principio dei flap che abbiamo visto prima, però realizzati attraverso dei fogli di cellophane trasparenti. E per ultimo un libro molto raro, ne sono usciti due di questi libri realizzati da Luisa e Mario Sturani negli anni 40, anche qui questo nasce nel primo dopoguerra, L'allegro zio Bertoldo. È un libro che gioca all'interno con queste carte che possono essere mescolate creando sempre figure, combinazioni divertenti di figure diverse. La storia però che è raccontata nel libro è una storia che ha una matrice profondamente drammatica, tragica, no? In quanto si racconta con molta disinvoltura nel testo che in una casa in cui abita anche lo zio Bertoldo cade una bomba per cui tutti gli abitanti di questa casa vengono distrutti, cioè praticamente i corpi devono essere ricomposti attraverso questo gioco. E quindi è chiaro anche qui l'idea di esorcizzare una realtà che in quel momento, soprattutto per i bambini, era stata anche sperimentata direttamente in modo drammatico.